daremo incremento allo sviluppo dell'agroalimentare, incentiveremo le attività agrituristiche per diversificare l'offerta turistica alberghiera, riqualificheremo e rilanceremo l'artigianato, le politiche sociali ruoteranno attorno alla mappatura delle vecchie e nuove povertà, della solitudine degli anziani e dei soggetti deboli e del disagio dei giovani. Si svilupperanno politiche di sostegno economico e morale per le famiglie povere e per gli anziani. Realizzeremo, come ha detto il sindaco Aquilino, e mi impegno in prima persona, una casa di riposo per anziani e una casa alloggio per diversamente abili. Creeremo centri di aggregazione per gli anziani, uomini e donne, come centri diurni per attenuare il senso di solitudine degli stessi, con programmi culturali e ludici. Le politiche giovanili saranno imperniate sul lavoro e l'occupazione, sull'educazione allo studio e alla cultura, sulla necessità di impadronirsi dei nuovi saperi per essere soggetti attivi in un mondo che cambia velocemente. Inoltre, una classe politica seria deve educare i giovani al dialogo, alla tolleranza, al confronto delle idee e a riappropriarsi dei valori dell'onestà, della libertà e della solidarietà. Su questo terreno la classe politica, mi impegno, darà l'esempio. La cultura, il lavoro, lo sport, il divertimento sano e la partecipazione politica devono essere per i giovani l'antidoto agli stimoli di vita della modernità, e mi riferisco ad alcol e alla droga, che ne fiaccano l'intelligenza e impediscono loro di sognare un avvenire migliore e sereno. Bravo. Noi investiremo sui giovani, che rappresentano la principale delle risorse di una comunità. Senza i giovani non vi è futuro per tutti noi. E ho detto che il nostro paese è fuori dalla storia, come se vivesse in una condizione di isolamento da tutto ciò che si muove nel mondo moderno.